Patatoni, bentornati con il nostro magico Demon Souls. Mi avete già detto di stare tranquillo per i boss, perché comunque sono molto semplici. Io non vi credo, perché siete dei bastardi. Ma andiamo a testare sto cazzo di boss. Anche perché le 4000 anime, quante cazzo ne ho, non le posso spendere. Perché non c'è ancora il personaggio che mi fa alzare di livello, no? Non c'è ancora. Non c'è comunque il personaggio. Perché per sbloccare quel personaggio devo uccidere il primo boss. Lo so, è un po' una rottura dei coglioni. Ho sbloccato diverse scorciatoie. Quindi ci arriveremo molto in fretta, diciamo, alla zona del boss. Minchia, raga, spero di steccarlo al primo tentativo, onestamente. Ma ho i miei dubbi. Perché non conosco un cazzo del boss, ovviamente. Non conosco attacchi, non so. Se devo usare attacchi incendiari, cazzate così, non so nulla. Quindi come va? C'è! Ma che due coglioni, guarda! Ah, le mie anime sono perse per sempre, quindi? Cioè, non le ritrovo lì in me. Ma forse lì è a lui. Guarda! Cazzo! No, non ho un ca... Cioè, sono perse per sempre, proprio. Non le posso neanche recuperare da terra? Ma vai a fare in culo. Tutto sto lavoro buttato nel cesso. Ma vai a cagare, guarda. Saperlo prima, me ne sbattevo il cazzo altamente, guarda. Avrei affrontato il boss. Che stronza, pensavo di trovarlo in terra. No, perse per sempre, proprio. Ok, riprendiamo praticamente da qui. Se non ricordo male, c'è tipo un bel po' di gente qua da staccare. E c'erano pure i fucking draghi. Tua mamma! Ma che... Mica là, eh! Oh. E vabbè, qua sono dardi che seguono, ma che cazzo... Cos'è sta cagata? Ma da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Da dove? Non c'erano l'altra volta! E per fortuna non sono morto! Metto la trementina, che sarebbe tipo per... dare fuoco all'arma praticamente. Quindi danni incendiari. Io sono tentato di passare da qui, onestamente. Voi mi direte, penso sei pazzo? Passo il drago. È vero, però il drago fa un passaggio e poi fa un altro giro. Quindi magari riesco a passare. Fa ridere che tipo non battono ciglio loro. Ma come? Non passi, stronzo? Dai. La quarta. Oh, bravo stronzo. Ora noi a chiappe strette dobbiamo riuscire a passare. Oh merda! Non passerebbe, impossibile, come fai a passare? Mica, ero distante, cioè, boh. Se passo di lì mi inculo, magari, guarda qua. Un oggetto più avanti. Oddio, che oggetto. Oh, oh! No, 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 sta cuocendo, sta cuocendo. Scheggia di arcipietra. Ah, allora, ok. Congratulazioni, de che? Non posso di certo avvicinarmi a... Guarda, guarda, guarda. La merda. Sì, ma lasciami il cazzo in pace. Non c'è altra strada, raga, le ho controllate tutte. E questo è il primo fottuto livello, non devo rimanere bloccato così. Oddio, non è ancora arrivato. Ha! Ha! Cuociti i coglioni adesso. Oh lord. Ok. Ok. Mica, non capivo infatti. Mo' a chiappe strettissime proseguiamo. Cosa succede se tiro alla leva? Oh, ma vai a fa'. Mica l'avessi fatto prima sta roba. È che non lo sapevo ovviamente. Ero arrivato più di un'ora di gioco. Che cazzo faccio, raga? Non posso. Oddio, cos'era quella roba?
Porco Giuda. This is good. Very good, very good, very good. Ah! Ho detto pure tasto. Mica. Cao! Alla! È buono, è bravo. Ah, guarda, guarda. Vediamo. 3-24 per. 4 per. Comunque se c'è qualche super appassionato di Demon Souls che sa. Oh. Che sa comunque sia. Oh, tua mamma. Che sa comunque sia armi potenti, bla bla bla. Sono aperto a consigli. No? Molto aperto a consigli. Cristone! Oh, mica la che mi ha cagato il cazzo! E tua mamma me lo ciuccio il cazzo! È impossibile difendersi bene qua, cazzo! Cioè, è strettissimo sto posto. È strettissimo! Come diceva il nostro Massari. Il tempo adesso è strettissimo. È strettissimo. Oh! Quest'arma veramente mi fa così il solletico. Cioè, fa il solletico allora. Immagino per il boss cosa mi rompe. Quanto mi rompe. E cosa mi rompe anche. Devo cambiare arma. Serve qualcosa di più efficiente. Tipo un bazooka, qualcosa del genere. Fa tutto il RPG, dai. Cos'è quell'ammasso di merda che c'è dietro? Cos'è sta cagata? Roberta! Tu! Dai, ma come faccio? Guarda! 17 di danno. Beh, non so se è perché si stava proteggendo o cosa. Altamente probabile comunque. Sì. Ok, non è. Ma che cazzo era sta roba? Sono curioso di vedere dove cazzo stiamo sbucando da. Oh, vedi, vedi. Anima eroe sconosciuto. Che poi, oh merda, ancora. Che poi vabbè, i 4.000 che ho perso. Mi devo rifare tutto il cazzo di livello praticamente. Però non importa, cioè. Mi dovrei staccare tutti di nuovo da capo. Di tutto il livello mi devo rifare. Però. Lo accetto. Lo accetto. Stavo per cadere assieme a lui. Cioè, non so neanche cosa siano questi cazzo di blob. Munca. Proprio lento. Ma cos'era? Tipo accorto di uomini. Prendete tutti i blob del pianeta. Cioè, cos'è sta roba? Grande scheggia di pietra dura. Sicuramente queste robe sono per le armi. Altamente probabile. Dio ti ringrazio. Ok, io la prossima volta non mi fermo fino a che non ho sbloccato tutti i punti praticamente. Se non vedo che ritorno all'inizio del livello, praticamente sbloccando tutte le cose, non mi fermo. Ho capito. Ho capito. Oddio. Infatti lo stronzo lì dietro, vedete. Marana. Cioè, adesso partirà probabilmente il montaggio delle mie perdite. Ma cos'è sta merda? Oddio. Bene. Ma aiutino? È il primo boss questo, no? Aspetta. Vediamo se riesco a fare qualcosa. Merda, non ho più stamina. Ok. Come facciamo? Ma nel centro gli faccio una sega!
Ah! No, 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 no! Come faccio? Come faccio? È un ammasso di merda! Forse devo staccarli tutti. Prima di apportare danni. No, perché tipo si staccano. Dai. E allontanati, mongoloide! Ma dai, cioè, ma dai. Cioè, veramente. Il blob. Mastro blob all'attacco. Bravo. Fortuna che di danno non fanno molto. Più o meno. Starò attento. Lo rifaccio. Tanto queste cose le compro, non ne frega niente, però. Un 34 di danno mi pare meglio. Mica, però ci sono due attacchi pesanti. Io devo beccare ovviamente nella parte scoperta. Ale. Arriva! Blobbini! Oh! Patato! Aspetta. Fai tipo il giro attorno. Guarda, allora, metti uccidi i figli. Guardale! I tuoi figli che fine fanno? Falange si chiama Zabot. Minchia, guarda. Dimmi se ti piace quando lo metto da dietro. Però vedo già l'ammasso di merda, aspetta. Posso già colpirlo, no? Au! Eia. No, no, fa la riunione di condominio, no! E cazzo! Oh, mica. Colpisci! Devo un elisir. Non è servito un cazzo. Dai, ce la faremo, non è difficile, dai. Certo. Soffri! Io volevo beccare questo. Ok. Stanno cadendo le tue difese! Vedo Melma e io colpisco. Eh sì, ciao bello! Vedi che bastardo questo? A me il potere! Sandokan, Sandokan, na 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 na. Non so un cazzo, però va bene. Yeah, dai, ormai è andato, è andato. Ma il primo boss, tipo il primo pezzo di boss, adesso diventa una cosa più... Ah, ok. Un potere oltre l'immaginazione. Ha recuperato il tuo corpo. C'era un ragazzo fra di voi che mi aveva detto di rimanere. Concentrati su attacchi a distanza. Vabbè, ormai. L'ho fatto lo stesso. C'era un ragazzo che mi aveva detto di non. Sono morto 0 volte. Minchia. Anche io. Di. Vabbè, vaffanculo. Praticamente di non riacquistare la mia forma umana. Di combattere sempre con. Sempre da morto praticamente. Senza anima. Cazzo ne so. Qui si è al sicuro. Ah, davvero. In un angolo? Cos'è sta porcata? Oh. Sentiero del il signore. Ma da questo posso andare? Aspetta, quello sarebbe. Aspetta, 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 aspetta. Tanto siccome riprendo da qui non ci saranno nemici, torno indietro, no? Cancelli di bolletaria. No, non voglio andare. Voglio andare al Nexus su. Bentornato.
Il monumentale vi aspetta di sopra. Che diavolo è il monumentale? Donna. Il monumentale vi illustrerà il Nexus. Boh, sta cosa Nexus mi sa molto di futuristico. Tu, ciao donna, tu probabilmente mi fai le cose, vero? Il monumentale vi il monumentale vi. Ho capito, il monumentale. Che balle. Credo sia sta cosa che dobbiamo fare, no? Perché io questi 4600 non li voglio perdere. Cioè, se non fossi morto ne avrei 10.000 da spendere, una roba del genere. Comunque sto gioco probabilmente lo giocherò anche un po' per i cazzi miei, per far salire solo il personaggio di livello, non per andare avanti nei livelli. Perché quella, diciamo, è la fase un po' più, fra virgolette, rompicoglioni. Mi dovrei fare gli stessi livelli che ho già fatto, uccidendo più stronzi possibile. E via. E questo è il monumentale? No, è qua, perché prima era chiuso. Da questa parte. Il monumentale. Il monumentale. Mica, ma trovo dargli un nome differente. Cioè, il nome Nexus. Cioè, mi sa proprio di cosa futuristica. Che non c'entra niente con questo. Qua è rotto per un motivo comunque. Sicuramente sotto c'è qualche tesoro o qualcosa. Infatti là. Ma... non mi fido. Ma sono vivi? No. Sono imbalsamati. Dove devo andare? Da che parte? Oh, cazzo, potevate mettere qualche cartello? Mi sto già perdendo. Oh, ma mi avete preso per il culo? Che straminchia devo fare? Non dico un cazzo, non dico un cazzo, non dico un cazzo. L'ha perso tutto. Cioè, ma si può essere più stronzi? Tua mamma mi aspetta di sopra, puttana. Cristo. Ma questo è vivo. Recupera anime. Oddio, le ho potuto... Oddio, 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 sì. Ti abbiamo atteso a lungo, uccisore di demoni. Raccontarti una storia. Che sia breve però, perché non ne ho voglia. Un tempo anche noi affrontammo il flagello dei demoni. In un lontano passato il mondo era unito sotto l'egida benevola delle arti dell'anima. Fino a quando la brama di potere causò il risveglio dell'antico. Una densa nebbia incolore avvolse la terra e il mondo rischiò la distruzione per mano dei demoni. Per fortuna, riuscimmo a riportare l'antico al suo sonno, ma soltanto al prezzo di innumerevoli anime e di gran parte del mondo. Perso, cancellato dalla nebbia. Per riparare il tessuto di ciò che restava della terra, affidammo a 6 sovrani 6 preziose argipietre. Una al re di una piccola terra industriosa. Una al re degli scavatori del sottosuolo. Una alla saggia regina dell'alta torre d'avorio. Una al condottiero delle anime smarrite e sventurate. Una allo sciamano degli uomini ombra, adoratori di tempeste. E l'ultima ai grandi giganti delle terre del nord. Le arcipietre furono collocate in punti nodali della terra,
rinchiudemmo l'antico in questo nexus e bandimmo le arti dell'anima. Infine, divenimmo monumentali, custodi semividenti del tessuto della realtà. Ahimè, gli altri monumentali sono morti. Solo io rimango. Ah. C'è pietre sigillate, ok. Ora è il tuo turno. Di morire? Devi riportare l'antico al suo sonno e sigillarlo per l'eternità. Sì, ma muovi le labbra quando parli. Altrimenti la nebbia assorbirà tutto ciò che conosciamo. Ok. Hai la forza di portare questo fardello. Sì. Sì, siamo davvero fortunati ad averti. Ora vai e distruggi fino all'ultimo demone. L'antico, senza demoni che lo nutrano di anime, cercherà un nuovo servitore e ti attirerà a sé. Ma quelli sono tutti morti, questi qui. Giuda. Ti attende, affidabile. Mica. È che i messaggi alle volte sono criptici. Cioè, io non l'avevo notato. Non l'avevo proprio notato. Erano tutti così, con la testa a china. Ho detto, vabbè. Sono tutti morti. Invece no. Qualcuno vivo c'era ancora. Cioè, uno vivo. C'era ancora. Ma mi chiedo, la gente che si sfracella e si lancia nel vuoto. La va per arrivare prima di sotto, che tanto crepa, ma si riprende le anime da sotto. Iniziano a pensarlo. Probabilmente fanno così. Mi chiedo cosa sarebbe successo se avessi risposto no alla missione. Accetti la missione? No. Ah, vabbè, ciao, buonanotte. Anima prode, che non teme la morte. Oi. Vi prego, riportate l'antico al suo vecchio sonno. Antico? Antico vaso andava portato in salvo. Ricordati, ok. Ok. Cosa c'è? Cercate il potere delle anime. Sì. Sì. Dopotutto. Forza. Avanti. Toccate il demone che è in me. Lasciate che queste anime erranti diventino vostre. Oh mio Dio, sì! Mi chiedo quanto mi inculi. Un po'. vediamo. Un po' tutto devo aumentarlo. La resistenza soprattutto mi interessa un casino. La magia, vabbè, si impicchi. Resistenza, forza. Dai, famo così. A me il potere! Ok, done. Thank you. Avete finito? Io finito? La vostra forza possa curare il mondo. Minchia. Quindi qual è il prossimo livello? Cioè, questo sono i carti. La forgia. Oddio, ho paura. Vabbè, iniziamo a darci un'occhiatina qua, no? Iniziamo a spolparcelo un pochettino, giusto per vedere com'è. Tanto sicuramente non lo porterò in questo let's play perché è già abbastanza. Va già abbastanza avanti, però comunque sia. Possiamo anche dare un'occhiata. Ciao! Tempo di comprare, non ho un penny. Ehi là! Anime, anime! Merce pregiata in cambio di anime! Oddio, guarda lì dietro. Cosa mi vendi? Durata dell'arma, Oddio, in effetti ora che ci penso c'ho l'arma un po' distrutta. Potrei andare avanti fino a che non si rompe l'arma. Non l'ho riparata, infatti, mi sono dimenticato. Sono un idiota, un cavallo marcio. Pensavo ci fosse qualcosa di sotto, probabilmente. Povero stolto.
Anima di re sconosciuta. Me ne chiede 2000. Dovrei. Sono un botto di anime in realtà. Perché il tipo è che c'era dietro alla. Quale legge messaggi? Possiamo. Aspetta. Una. Ah, bene, bene. Io che non lancio incantesimi è perfetto. C'era il tipo alla base, diciamo. Che praticamente mi riparava l'arma, però non avevo niente. Dai, madonna. Ogni quanto la lanciano? Ecco, vedi. Ma che cagata! Ah, proprio mi prende così. Ma tu ti vedi su un enfisema polmonare, bastardo. Va bene insultarli perché sto insultando dei mostri praticamente. Oh, con sul cazzo. Non pens cioè, pensavo li lanciassero sempre nel solito punto. Non pensavo mi prendessero di mira. Infatti, sono stato stupido. Allora, è qua. Sì, ma dai. Cioè, la gente prende e si butta così a caso. Sei serio? Da questa parte. In effetti, manco le noti. Guarda, cioè, sono molto. Molto nascoste comunque sia. Sì, vabbè, l'ho attivata. Allora, voglio vedere cosa c'è qua. Oh mio Dio, quanto poco danno gli ho fatto. Scusami! Ah. Cioè mi dà solo 3 di robe mie, ma stai scherzando? Cioè 3. Ah, le botte che mi danno. Meritate. Potevo anche non rompergli i coglioni, forse, però. Ehi, mastro piccone. Ok. 3 attacchi pesanti, finiamo la stamina, però lo ammazziamo. Prova furtività. Esiste? Ah. Non mi cagano, quindi. Guarda, guarda quelli che li ammazza tutti. Oddio! Oh Gesù! Oh Gesù! Oh Gesù! I cagnolini! No, porca troia! È morito! Ok. Brutte merde. Oh, se non li cago non mi fanno nulla. Provo attacco a distanza. Su quello. Oddio! Minchia! Ma sei serio però? Oh, quasi morto. Però la stamina, mamma mia! Oh! Erba piena! Scheggia di pietra chiara! Pezzo di pietraguzzo. Piezzo. Sì, perché questo è tipo un vicolo cieco. Perché è un vicolo cieco. Quindi, tecnicamente, dobbiamo tornare indietro. Non è vero, perché c'è. Se mi fa passare. Guarda, vedi che sono stronzo. Brutta merda. Cosa che stai facendo? Sta di cazzo. Ah no! Vieni, ah. Ok, vai, via, via. C'è che merda. Ok, sto andando avanti a Herbert. Troverò un nemico più avanti. Destra, ah, davvero. Ah! Mancato. Preso. Oh mamma, puttana. Boh, alle volte vi cagano, alle volte no, vabbè. È a caso. Qua
qua non posso passare, tutto bloccato. Erba crescente. Cos'è sta cagata che ho messo qua? Sostanza bianchice, beh. Serve un'erbetta. Un piccone. Consigliatemi comunque armi, robe così, eh. Sì, bravo. Mi stuzzica un casino prendere quello, raga. Mi stuzzica un casino. Mi stuzzicava un casino. Ora non più. Ma cazzo. Ah, oh, ok, da qui. Come faccio ora a raggiungerlo? Sì, ma che cazzo! Altro enfisema polmonare che ti auguro. Non ti rompere. Vai, 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 veloce! Ok. Grande. Dov'era fanculo? Oh, ma guarda un po'. Fa che top, non so neanche dov'è quel passaggio. Ma è buio, non vedo un cazzo, cioè raga, boh, vedo niente, che palle. Ma porca, guarda che sei proprio un bastardo. Ma è pieno di bastardi sto livello del cazzo. Branco di succa minchia. Mica 3 a 3 le prendo le minchie, sti stronzi. Scusa, eh. Aspetta. Ah, ma no, ho capito. Vabbè, ha fatto scendere un passaggio. Siamo tornati praticamente all'inizio del livello. Eia, bravo. Sono curioso di vedere qua allora cosa c'è. Perché è attivato questo, no? È ancora attivo? Si vede. Ehi. Oddio, dove salgo? Ah! Minchia! E uno! Panzone! Che bella panciotta che hai! Sei una puttana! Ta merda! Quasi andato! E anche io! Oddio! Yes. Ok, però ho finito le robe per curarmi. Ne ho un altro. Ciao! Ciao patati! Cos'è? Visto che mi stavate lanciando i massi prima, merde! Brutta cagata! Mal riuscita! Ok, uno e uno. Sta culo così. Ascia da battaglia contundente più uno. Sono quasi certo che l'arma non la posso neanche usare. Quasi certo. Non vuol dire al 100% c'è. Aspetta un attimo che ho paura. Ah no, vabbè, potevo farlo in realtà. Non volevo tipo si incastrasse se facesse cose strane. Vediamo, non c'è niente, buono così. Allora, fammi controllare, quindi c'è un piano. Quello di sotto da cui siamo arrivati. Più sotto. Fattibile. Factibile. Olè, vedi, vedi. Pietra dagli occhi effimere. Ok. E non c'è nient'altro però. Quindi facciamo così ora. C'ho 2145. Non è tanto. Però. Torno indietro. Tanto
Tanto qui ho sbloccato già qualcosina, quindi per la prossima volta sono avvantaggiato. Io torno indietro, signori miei. Spezzo qua questo magico let's play che spero vi sia piaciuto. Spaccate di like se ci vedremo in una terza parte. Se non spaccate di like, me la gioco per i cazzi miei. E vedi, questa scienza sicuramente mi porta. No, scusa! Ho sbagliato. Dio santo, mi è partito. A random, raga. Allora, gli compro qualcosa così non mi rompe il cazzo. Come segno di pace. Minchia. Fortuna che non si è rivoltato subito contro di me, raga. Ok, 200. Soldato famoso. 1000. Non fanno schifo. E 1400. Non so se cambiare l'arma o modificarla, cioè. Mi va bene già ripararlo, onestamente, cioè. Oddio, guarda quanto mi costa riparare tutto. Ma anche l'arma mi ha riparato, spero per te, no? Torna vivo, Sì, mi piace fare bravo. affari. Ma guarda, mi è piaciuto anche a me, onestamente. Posso forgiarti delle armi? Migliore equipaggiamento. Vedi, potrei migliorarla. Che qui c'ho la spada bastarda, fa molti più danni in realtà. Dovrei usare questa. Ce ne fa 15 in più, non molti di più, però. Ok, ora quest'arma va. Posso forgiarti delle armi? Spinge. Migliora l'arma. Vediamo se posso migliorarla questa. Non è materiale per il miglioramento. Bella merda. Ok, Torna signori. vivo, Io mi spezzo piace qua il let's fare play. Spero vi affari. sia piaciuta questa parte. Ci vediamo con la prossima. Ciao a tutti.